Sì, il primo tempo ci hanno messo in difficoltà, non siamo stati bravi nell'aggressione, nella prima aggressione quando loro partivano e non abbiamo fatto una buona partita. Infatti tra il primo e il secondo tempo abbiamo sistemato due o tre cose che non ci stavano riuscendo e il secondo tempo abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Tant'è che loro hanno fatto un ottimo primo tempo, poi nel secondo hanno cominciato a rinviare col portiere e tutto il secondo tempo sono andati avanti così, non hanno più giocato. E nel momento migliore però nostro, dove sembrava la partita avessimo in pugno, si era un po' ribaltata, nel senso che noi riuscivamo a tenere la palla nella loro metà campo e poi con un rinvio un po' a caso così, un rimpallo, ci è venuto fuori il gol. Purtroppo ci sono delle partite, quelle che soprattutto che abbiamo perso in questo modo, abbiamo preso dei gol stupidi, evitabili. E poi alla squadra dopo nel secondo tempo posso riprovare niente perché poi siamo stati là tutto il tempo contro 11 giocatori in area, obiettivamente è diventato difficile anche perché tanti palloni rimpallati, tante situazioni che, ripeto, quando poi ci sono 20 giocatori in area far gol non è semplice. Ci abbiamo provato con gli esterni anche mettendo diversi palloni, però non siamo riusciti a sbloccarla. Il rammarico resta del primo tempo, però ci sta contro avversari comunque importanti, non è che abbiamo perso contro una squadra che sono anni che prova a salire, quest'anno ha trovato la quadratura in questo girone praticamente dall'andata contro di noi e sono partite equilibrate, sono partite difficili, fino alla fine ci sarà da soffrire. Mister, ancora una volta siamo a 4 su 4 per questo gol, non siete riusciti a reagire, cioè la reazione c'è stata, non siete riusciti proprio a concretizzare la quale si è creata. Come ti Ma questa è una cosa che ce lo siamo detti già l'altra volta, probabilmente è un difetto, è un punto debole di questa squadra. È anche vero che oggi però non ho rimproverare, dopo il gol soprattutto, la squadra è gettata in avanti, generosa, ha fatto tutto quello, ripeto, che poteva fare nel contesto in cui ci siamo trovati contro una squadra che già nel secondo, che ha fatto molto bene nel primo tempo, nel secondo tempo ci accontentava. E poi col gol fatto sicuramente si è chiuso ancora di più e ripeto, i ragazzi hanno dato tutto per provare a pareggiarla. E come ho detto tante volte, ci sarà da lottare, c'è da lottare, c'è da soffrire. Noi dopo ogni sconfitta abbiamo sempre fatto dei filotti importanti di vittorie, compreso l'ultima. Mi auguro che sarà così anche questa volta, che vorrebbe dire arrivare quasi in fondo, quindi speriamo. Ripeto, sono tutte complicate, tutti avversari, anche l'Arconatese lì al terzo posto, insomma sono avversari che inizialmente avevano ambizioni di altissima classifica, di stare davanti, perché sono anni che fanno questo campionato e anni che sono lì davanti, l'Arconatese anche l'anno scorso l'ha condotto per buona parte. Ma mi interessa più la mia squadra e spero ritroveremo immediatamente già da inizio partita quelle che sono le nostre giocate e la nostra squadra. Ecco, quindi quello mi interessa più che l'avversario. Sì, può essere. Il primo tempo, come infatti ha detto il mister, abbiamo speso troppe energie, forse lì abbiamo peccato tanto. Loro sono stati molto bravi nel palleggio, quindi c'è anche da fare merito all'avversario. Noi probabilmente poco brillanti e questo ci ha tolto molte energie. Poi comunque nel secondo tempo siamo riusciti a uscirne un po'. È un peccato perché forse nel momento dove stavamo spingendo di più abbiamo preso gol e ti dico, la cosa che dispiace di più forse tutte le sconfitte pesano, è normale. Però è la quarta sconfitta di fila, cioè la quarta sconfitta che facciamo quest'anno ed è la quarta per 1-0 dove non riusciamo a riprenderla. E questo fa un po' male, però restiamo davanti, siamo ancora primi in classifica. Ci siamo parlati nello spogliatoio, sappiamo che dobbiamo rimanere uniti, concentrati e daremo tutto fino alla fine. È difficile poi quando le squadre si abbassano così tanto e giocano in 11 praticamente dentro l'area questo ovviamente è la difficoltà più grande, poi gli spazi non ci sono più, c'è un po' di frenesia che magari dobbiamo lavorarci per toglierla. Però è andata così e non possiamo farci niente. Sì, noi l'abbiamo fatto da inizio anno, ci siamo sempre concentrati su noi stessi, non abbiamo mai guardato indietro e penso che è stata anche un po' la nostra forza. Qua siamo nello sprint finale, dobbiamo recuperare tutte le energie,
abbiamo bisogno di tutti. Oggi comunque nella sconfitta, quindi tante volte si vede tutto negativo, però abbiamo dimostrato di avere una rosa lunga, chi è entrato ha dimostrato di avere fame e voglia per provare a riprendere la partita, e questa deve essere la nostra arma in più per il finale.